È il mondo barocco, il mondo di Kircher. Poi ci sta tutto l'elemento orientale, i mandala, eccolo là, il mandala crocifisso. Togli i banchi, non riesci a fermare lo sguardo, fa zoom. Ha un effetto di movimento. Vroom. È impossibile. Questo è Kircher, è il mondo barocco, il mondo di Kircher. Ingrid canta bene, Ingrid, fai sentire questa spirale ascendente, dai. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive horses, I must make amends. We're hard on my life, no help from my friend. Oh no, won't you buy me a Mercedes Benz? E lui era molto devoto, no? Sì. Uh-huh. A Sant'Eustachio. A Sant'Eustachio. Sì. Era molto devoto. Infatti, la mentorella fece una cosa eustachiana, no? Sì. Adesso non ricordo bene. Uno dei problemi europei, di Roma in particolare, è che la popolazione non cresceva, sia per la malaria, sia per le pesti, per le grandi epidemie. Invece, appunto, Kircher capisce che non è il ratto, non sono i topi di per sé che portano la peste, ma che i ratti portano nel pelo questo pidocchio che, se punge, fa ammalare di peste. Sopra. Galileo Galilei passeggiasse, poi si vede da sopra, ora che andiamo sopra lo vediamo meno, in quel passeggiatoio fino all'inizio della torre che poi è diventata la Torre Calambrelli. Perché l'osservatore non c'è una bella luce comunque. Qualcuno degli obelischi gli obelischi da Piazza Navona, per esempio.